secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nasce a Camporinaldo, frazione del comune di Mirandolo Terme, il 7 agosto 1956. Tifoso del Milan e figlio unico, il padre Mario è un operaio che lavora alle rotative del Corriere della Sera, mentre la madre è casalinga. Il nome Virginio è stato scelto dai genitori in onore di uno zio, mentre il nome d'arte Jerry deriva dal soprannome che, durante l'infanzia, alcuni compagni di scuola gli diedero per prenderlo in giro. Jerry Scotti, fin dal suo esordio, ha conquistato il cuore degli italiani per la sua gentilezza, l'ironia che lo contraddistingue e la sua estrema umiltà. Con una carriera di oltre 40 anni, il conduttore è protagonista di scenette comiche mai fuori luogo che fanno divertire grandi e piccini. Jerry è uno dei volti cardine di Tussi che Vales, al fianco di Teo Mammoccari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. L'artista è protagonista di divertenti scenette e si presta allo scherzo anche con i concorrenti. Spesso, però, capitano anche delle tragedie. Durante una puntata dell'amatissimo Lo Show dei Record, talent in cui i concorrenti di tutto il mondo sfidano i propri limiti, è accaduto un gravissimo incidente. Chris ed Elena, durante una puntata andata in onda nel 2022, cercano di conseguire un Guinness, ovvero rompere il maggior numero di tavolette di legno con la mano. Il record viene raggiunto con 340 tavolette rotte. Ma la donna, purtroppo, si ferisce alla mano e perde molto sangue. Alla visione dell'incidente, Jerry allerta immediatamente i soccorsi per medicare la concorrente. In un'intervista alla stampa, Jerry racconta del divorzio dalla sua ex moglie Patrizia Grosso e del periodo di depressione causato dalla fine del matrimonio. Per uno, con una famiglia come quella nella quale sono cresciuto io, il matrimonio era sacro. Il fatto che il mio sia naufragato è stato un fallimento. La medicina al suo stato d'animo è stato proprio il lavoro. Essendo impegnato tutti i giorni, con passaparola, il milionario o tutte le cose che in quel frangente occupavano la mia vita, sono riuscito a non cadere nell'errore della commiserazione. Il lavoro è stato la stampella alla quale appoggiarmi.